È un'immagine, non dimenticherò mai. È ancora avvolta nel mistero la morte della dottoressa Francesca Romeo, la donna di 67 anni, uccisa in un agguato sabato mattina. Dopo 4 giorni gli investigatori escludono la pista mafiosa. Cosa è accaduto realmente a Santa Caterina d'Aspromonte? Dunque la dottoressa potrebbe aver rifiutato qualcosa che le è stato chiesto nell'ultimo periodo. Si indaga a 360 gradi. La procura risentirà per la terza volta il marito della donna che era in auto con lei. Io da 35 anni che ne lavoro con lei. Non abbiamo avuto un problema con nessuno, mai, neanche lei. Questo significa essere un medico di guardia medica in una realtà come la nostra. Chi ha ucciso la dottoressa Francesca Romeo? Era davvero lei l'obiettivo o il marito, lo psichiatra Antonio Napoli? L'ho vista morta lì per terra. È stato uno shock. Chi voleva male a questa donna? O forse l'obiettivo era lui? Perché è quello a cui pensano tutti. È terrorizzato. Sarrocco, a detta di tutti, questa dottoressa Francesca Romeo, 67 anni, assassinata sabato scorso a colpi di fucile, era una persona per bene, sempre disponibile, non aveva nessun nemico, questo dice la vicina di casa. Sentiamo un attimo il tuo servizio e poi arriviamo da te. Forse era lui era uno psicologo, psichiatra. Sentiamo il servizio, mandiamo il servizio. Dire una persona squisita. Lei, il marito, persone per bene, persone disponibili, con tutti, di giorno e di notte disponibili proprio. Persone per bene, solo questo posso dire. Quindi questa disponibilità, dice, come si può poi arrivare ad uccidere una donna così disponibile? Assolutamente, questo è assurdo, è una cosa assurda, è una cosa che non si capisce. Mi dispiace, c'è un paese proprio scioccato. Vogliamo sapere cosa è successo, perché, il perché. Perché è assurdo per me. Sembra davvero un agguato mafioso, ma il procuratore esclude questa pista. Assolutamente. Il procuratore la esclude. No, assolutamente. No. Non esiste proprio. Persone che lavoro, casa, marito e moglie sempre insieme, ad uscire, fare la spesa, ritornare a casa. E il marito la seguiva anche nel lavoro, vero? Nei turni di notte era con lei? Sì, che io sappia, sì. Sì, le faceva compagnia, non l'ha mai lasciata sola. Ma sì. La dottoressa non aveva mai avuto nessun tipo di problema? No. Era una protezione, insomma, un senso. Sì, anche perché non hanno figli, no? Certo. E quindi il marito finiva il lavoro e stava sempre con lei. Certo. Sempre. Chi ha sbagliato deve pagare. Solo questo dico. Allora, le indagini finora eseguite sembrano escludere il movente mafioso. Queste sono le parole del procuratore capo della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti, intervistato da Maria Grazia Sarrocco. Allora sentiamolo un attimo e poi arriviamo da te, Maria Grazia. Non sembrano quelle di un agguato in granca, partire dalle armi che sono state utilizzate, non ci pare che ci sia dietro un fatto di criminalità organizzata. Naturalmente noi siamo in contatto continuo con la DDA, lavoriamo in stretta sinergia con la distrettuale antimafia di Reggio Calabria, ma in questo momento non abbiamo elementi per dire che ci sia, non abbiamo nessun elemento, anzi la dinamica, le ripeto, sembra propendere per un omicidio diverso, non di intanto. Il dottore Napoli è stato sentito dagli inquirenti, era rimasto ferito nell'agguato, ha riferito quello che ha messo a verbale, è stato sentito tutta la giornata di sabato, insomma, e resta comunque a disposizione. Il colpo è partito dal lato destro o lato sinistro? Che abbiano sparato dal lato guida, sì, questo posso dire, e guidava il marito. Alla luce di quello che sta emergendo, voi siete certi che l'obiettivo fosse davvero la dottoressa o non si esclude neanche la possibilità che... Ma tendiamo a non escludere nulla, le ripeto, se avessimo noi un motivo ben preciso nei confronti di uno dei due coniugi rispetto all'altro, sapremmo come lavorare. In questo momento stiamo cercando di ricostruire tutto il background e poi vedere un po' quella è la situazione.
Lui era psichiatra e con Riccardo dicevamo che effettivamente ha fatto una manovra molto Maria Grazia, brusca. Scusami, ecco, Cinzia, scusami, perdonami. Sì. No. Maria Grazia Sarrocco, a te. Parliamo fra di noi. Buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. Insomma, c'è molto da chiarire. Intanto, l'obiettivo era davvero la dottoressa o era lui, il medico, lo psichiatra, lo psicoterapeuta? Si indaga anche su questa pista, perché gli inquirenti, lo abbiamo sentito dal procuratore, non tralasciano assolutamente nulla. E poi quello che ci ha confermato il procuratore, possiamo dirvi con certezza che il primo colpo esploso dal fucile, si parla di un fucile da caccia, ha centrato l'autovettura proprio nel centro del parabrezza e non ha colpito né la dottoressa né il medico, quindi il marito. Il secondo colpo invece è stato esploso al lato sinistro. Ecco, noi stiamo attraversando la strada perché questo è quello che sarebbe accaduto. L'uomo, la persona, non sappiamo uomo o donna, la persona che ha colpito la dottoressa era probabilmente qui, lato sinistro, e ha colpito di striscio al braccio il medico e successivamente quindi quei pallini hanno ferito mortalmente la dottoressa. A questo punto noi naturalmente stiamo valutando questa posizione, ma potrebbe essere accaduto leggermente più avanti. Certo è che siamo in prossimità di questa curva, quindi proprio qui il medico ha rallentato perché è una strada pericolosa. Ha proseguito il suo cammino ed è andato avanti per circa 100 metri, 200 metri, non abbiamo l'esattezza di questo. Si è fermato perché lui inizialmente, almeno da quello che si apprende, non si sarebbe accorto di nulla. Avrebbe visto qualcuno uscire dai cespugli, dagli alberi, qui siamo circondati da alberi, quindi uscire dagli alberi, è partito questo primo colpo, probabilmente ha perso un po' il controllo della tua vettura e poi c'è stato il secondo colpo. Lato sinistro, perché proprio il lato sinistro e non il lato destro? Quindi da qui si pensa che forse l'obiettivo potesse essere davvero il dottor Napoli. Sì. Dottor Napoli che al momento non vuole assolutamente rilasciare dichiarazioni, si è chiuso in casa, non nella sua abitazione, altrove, e giustamente noi non diremo neanche dove si trova perché dobbiamo rispettare un momento delicato ma soprattutto di grande paura per il dottore, perché se davvero fosse lui l'obiettivo, beh, insomma, lo scenario cambierebbe. Tutte e due vengono descritte come delle persone per bene, specchiate, che non hanno mai avuto nessun tipo di rapporto con la malavita, tant'è che il procuratore dice a 4 giorni ne escludiamo assolutamente l'omicidio mafioso. E dunque perché è stata uccisa la dottoressa, o comunque perché poteva essere lui, il marito, l'obiettivo? Perché c'è stato qualcosa nell'ambito lavorativo, perché c'è stato un errore, perché c'è stata una richiesta particolare? Questo naturalmente non si sa ancora, diciamo che stanno valutando tutte le piste, la vita privata, la vita professionale, hanno sequestrato la lista delle visite ambulatoriali avvenute negli ultimi giorni. Insomma, tutto, si pensa addirittura ad un qualcosa avvenuto alcuni anni fa o addirittura ad una compravendita di terreni, perché la dottoressa è originaria di Seminara, proprio il paese in cui oggi pomeriggio si svolgeranno i funerali, e si è parlato addirittura di una compravendita di terreni, ma insomma anche questa potrebbe essere davvero un'ipotesi remota, per cui è avvolto nel mistero questo omicidio. Ecco, intanto noi proseguiamo il nostro cammino perché si va avanti e il dottore si è fermato ancora più giù, quando evidentemente si è reso conto della difficoltà della moglie, insomma questa donna che purtroppo è deceduta quasi subito perché il colpo è stato violento. A proposito del funerale, Eleonora, ecco, proprio nel pomeriggio alle 15 a Seminara, il comune dove la famiglia viveva, si svolgeranno i funerali in forma strettamente privata e tutta la comunità si stringerà attorno a questa dottoressa, al dottor Napoli, proprio per dare l'ultimo saluto. Grazie. Io così, insomma, l'uccisione e la morte di questa donna, non sappiamo se fosse lei, come dire, la vittima predestinata piuttosto che il marito, però colpisce il fatto che siano due persone che svolgono un'attività sanitaria. Io mi ricordo la morte della dottoressa psichiatra Capovani a Pisa, che è stata uccisa da un suo paziente, quindi io questa ipotesi, questa idea non la escluderei, perché viviamo davvero tutti coloro che svolgono professione sanitaria in questo momento in un clima davvero molto incandescente.
dove la rabbia di pazienti che magari, diciamo, non vengono accondiscesi, piuttosto che richieste assurde, possono in qualche modo far esplodere e quindi arrivare dalle minacce ai litigi, ad un'ira assurda, fino ad arrivare addirittura ad un omicidio. Posso fare una piccola annotazione su quello che dici? Allora, da un lato le modalità sono singolari, è un agguato, certo. È un agguato. Certo. E questo, come dire, in qualche modo fa pensare a qualcuno che ha una predisposizione a questo tipo di attività. Contemporaneamente, e concordo con quanto dice il procuratore capo di Palmi, che l'ipotesi mafiosa non sia così suggestiva, perché la mafia non sbaglia quando, esatto, fa, questo esatto. tipo, quando fa questo tipo di agguati. E quindi ci troviamo di fronte, mi sembra, dalle ricostruzioni che stanno avvenendo, che effettivamente l'obiettivo fosse lui, è la cosa più probabile, anche perché, cito ciò che è stato scritto questa mattina, avrebbe abbassato la testa istintivamente nel momento in cui c'è stata questa azione da sinistra. Ti abbassi e colpisce la moglie. E quindi ora sarà molto importante, prima di tutto, tutelare questa Grazie. Persona e secondo capire cosa è terrorizzata. Mirella Serri, Uomini contro, la lunga marcia dell'antifemminismo italiano. Io colgo l'occasione, anche visto che tu ne parli in questo libro, ecco, di ricordare la matrice culturale, no? Sì. Delle aggressioni. Infatti, questa non è una storia di donne, ma è una storia di uomini e degli ostacoli che hanno messo al progresso femminile e che creano quell'insieme di stereotipi, di pregiudizi, e che costituisce il fondamento e le basi di una società che la chiamiamo in maniera erronea, ma diciamolo così tanto per dire, patriarcale.